Mister Gennaro Maurizio, un nuovo inizio sulla panchina della Viterbese. Mister, come ha visto i ragazzi dopo il primo allenamento? Devo dire che di sicuro non mi aspettavo in questo momento di, prima di dire come ho visto i ragazzi, che non mi aspettavo in questo momento di poter essere richiamato sulla panchina della Viterbese. Ma in cuor mio ci speravo, perché quando un allenatore in Italia, e soltanto in Italia, è esonerato, può lavorare soltanto nella società in cui è stato esonerato. Ma la cosa che più ci speravo è perché questa società, la Viterbese, è gestita da un presidente ambizioso, da un presidente che ha dimostrato con i fatti, che se ne voglia dire, ha dimostrato con i fatti che vuole raggiungere risultati. Quindi dopo, nel mercato di gennaio, non si è tirato indietro, ha speso dei soldi per ampliare la struttura, ha speso dei soldi per ampliare, ha messo telecamere al campo, ha fatto una palestra, ha speso dei soldi ha fatto gli investimenti in tal senso, ha speso per poter creare una buona direzione sportiva con l'avvento di un direttore sportivo molto capace, di categoria superiore, perché comunque non ci dimentichiamo che il direttore ha sempre fatto una categoria importante. E hanno fatto degli investimenti acquistando giocatori di spessore, è inutile negarlo. E quindi questo aspetto mi ha portato sempre a sperare che potesse succedere qualcosa per cui io potessi dimostrare a me stesso e alla mia famiglia, alla società che mi dà lavoro, alla città, ai tifosi, anche ai calciatori che ho allenato, le mie potenzialità, perché a onor del vero non sono stato in grado, per fatti che non sto qui a spiegare, perché sono fatti contingenti dovuti a quello che stiamo vivendo, cioè non possiamo nasconderci dietro un dito che ci sono 400, ancora 500 morti al giorno, e quindi noi siamo investiti in quel periodo da questo maledetto virus, e quindi non è stato possibile per me. Ero proprio insoddisfatto, ogni allenamento io ero insoddisfattissimo, perché non riuscivo a trasmettere quello che volevo trasmettere né alla piazza né ai calciatori e quindi né alla società, e quindi ero veramente in crisi con me stesso, e quindi sono contento. Non contento, sono veramente felice di poter fare di nuovo il mio lavoro e di farlo con un obiettivo ben chiaro, che è quello di cercare di fare il massimo in queste quattro partite. Ho trovato una squadra serena, ho trovato una squadra con ben preparata. E almeno dal primo allenamento ho visto che ragazzi disponibili, ragazzi col sorriso, con la giusta serenità, che è quello che ci vuole per giocare a calcio, e quindi sono abbastanza fiducioso su quello che può essere il percorso di queste quattro settimane. È un momento in cui dobbiamo dare il massimo, è un momento in cui non ci dobbiamo accontentare di raggiungere una semplice salvezza che è lì a portata di mano e che dipende soltanto da noi, ma dobbiamo saper gestire la pressione che possiamo fare il risultato migliore. E questo è la pressione che fa la differenza nel mondo del calcio. Io ho allenato sempre squadre che per obiettivi di bassa classifica, sempre in Serie C, e quindi vengo da degli ultimi anni dove ho fatto annate importanti a Reggio Calabria, a Teramo, a Latina. A Latina abbiamo obiettivi diversi della bassa classifica, però valorizzazione dei calciatori e salvezze. Abbiamo ottenuto sia a Reggio sia a Teramo salvezze importanti e valorizzati tanti calciatori. E quindi conosco benissimo quello che vuol dire gestire le pressioni, perché bisogna raggiungere i risultati, e i risultati dipendono soltanto dalla volontà. Questa squadra, così come è costruita, in maniera questa adesso, in questo momento,
in maniera molto marcata, è una squadra che non si deve porre dei limiti e quindi deve gestire la pressione, non deve porsi, non deve aver paura di poter affrontare qualsiasi avversario, come ha sempre fatto tra l'altro. Io stando fuori ho visto molte partite della Viterbese e devo dire che, indipendentemente dall'idea di calcio di ogni allenatore, che tutti abbiamo le nostre verità, che poi verità non sono perché la verità non esiste, altrimenti tutti farebbero le stesse cose, le partite verrebbero giocate su un tavolino a carte, invece vengono giocate sul campo e ognuno ha le nostre idee. E si possono raggiungere risultati stando tutti dietro, stando tutti avanti, stando in determinati modi. La squadra è tonica, è stata gestita bene almeno fino a 9 partite fa. E questo credo che sia stato poi il motivo per cui io sia stato richiamato. Oltre a quello che comunque, oltre al fatto che credo che sia determinante, vista la campagna acquisti importante fatta, valorizzare anche e vedere all'opera calciatori che sono importantissimi ma che fino adesso non hanno giocato. Quindi io oggi ho visto una qualità incredibile, finalmente un'ottima qualità in giocatori che già si conoscono, anche se non c'erano quando c'ero io, ma che si conoscono perché sono di interesse del panorama nazionale, e giocatori che invece sono, che si conoscono ma che non hanno avuto ancora la possibilità quest'anno di esprimersi perché non, magari per infortuni, per tante vicende, voglio dire, delle volte il mancato utilizzo di qualche calciatore può essere dato da tanti motivi, e quindi sta a me adesso tirare fuori il massimo da questi calciatori e fargli capire che dare un segnale importante che il futuro per tutti, siamo tutti disperati, più di quelli come me che non hanno il contratto siamo disperati, e quindi rido perché sorrido, non rido, perché comunque voglio dire la disperazione ti porta comunque a sapere che tu devi fare un qualcosa di importante per poter strappare un altro anno di contratto, ma non strapparlo perché uno merita o non merita, perché la situazione lavorativa per il nostro mestiere, anche per quello dei calciatori che si perdono posti di continuo ogni anno perché ci sono fallimenti, perché ci sono sempre meno società, è sempre così, come si sfornano calciatori a iosa dal settore tecnico, quindi per noi è inutile nasconderci di un dito, io sono molto diretto sempre, è un'opportunità che non ci dobbiamo far sfuggire e quindi dobbiamo sapere tutti insieme che solo andando in una direzione tutti possiamo raggiungere un risultato. Ho trovato veramente una squadra, sono contento, sono felice perché ho trovato una squadra molto molto ben, molto compatta, e questo mi fa sperare per il futuro.